Biondino, il primo maggio a Taranto ha vinto la città, hanno vinto tutte quelle voci che sono in lotta contro gli inquinanti sociali e gli inquinanti ambientali. Adesso che cosa si fa? Ma adesso si continua a crescere. Siamo ancora molto giovani, siamo ancora molto piccoli e da piccoli siamo riusciti a portare in piazza più di 100.000 persone. Il vero scopo della manifestazione del primo maggio a Taranto è quello di invitare i tarantini, di sollecitare la cittadinanza, di invitarli a non avere paura, di comunicare loro che la condizione in cui sono costretti a vivere non è una condizione di normalità, che quel senso di normalità è dovuto soltanto alla schiavitù di un ricatto. Siamo stati sotto ricatto per 40 anni e quella schiavitù, quel ricatto ha fatto modo che la vita che viviamo oggi la reputiamo una vita normale, invece noi viviamo un paradosso, i tarantini vivono un paradosso assurdo, assoluto. E la verità di quello che dico sta nel fatto che ogni politico davanti alla questione ambientale, davanti alla questione tarantina, scappano come topi, nessuno si assume delle responsabilità, nessuno viene a fare più campagna elettorale a Taranto, quindi il mio invito è quello. È quello di non votare, di non prestarci più. Ci hanno tolto il diritto alla salute, ci hanno tolto il diritto a un lavoro sicuro. Leviamo loro il nostro diritto al voto, perché è solo col nostro diritto al voto che loro si sentiranno ancora rappresentanti, ancora rappresentanti di un popolo che non li vuole più. Creiamo un vuoto politico a Taranto. E non lo dico perché voglio rinunciare al diritto al voto, che è un diritto che abbiamo guadagnato col sangue dei nostri martiri. No, ma è proprio per quello, proprio perché è stato versato tanto sangue per quel diritto che non può più essere sprecato. Il voto utile è una bestemmia, non c'è l'unico vero voto utile è quello là dato a una persona che rispetta i patti dati in campagna elettorale. Michele, la CISL ha twittato la famosissima sagra paesana di Taranto. In realtà 100.000 persone, come hai detto tu, non possono essere così etichettate. Questo cosa significa? Che avete colto nel segno? Ha certificato il nostro successo. Quel tweet io lo pubblicherei su tutte le pagine del comitato, perché quel tweet ha certificato il nostro successo. Se si sono sentiti in diritto di derubricare a sagra paesana, le parole sono importanti, a sagra paesana una festa di più di 100.000 persone che al secondo anno di edizione, senza nessuno sponsor, senza pagare cachet agli artisti, senza una rete nazionale a sorreggere e senza una pubblicità, un marketing come quello delle tre sigle sindacali e senza le sponsorizzazioni di prodotti inquinanti. L'ENI ha prodotto e ha sponsorizzato l'evento del primo maggio a Roma. Beh, senza tutta questa macchina che fabbrica soldi, noi siamo riusciti a fare per la seconda volta una grandissima manifestazione. E adesso in questi minuti si sta procedendo all'apertura delle offerte per l'acquisto dell'emogasometro, un'importante iniziativa che il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ha portato avanti proprio in occasione del primo maggio. In questi secondi si sta conteggiando appunto il risultato, sperando che possa essere davvero la volta buona per poter acquistare questo macchinario importante per gli ammalati di Taranto. Il comitato, a costo di rimetterci soldi di tasca propria, lo farà.